qua, amore mio, ti pari di jobber. Hai capito? Non mi veniva. Stavo sconvolto. La madre, allora se per rimanere in Calabria a Scalea. Io ho capito, ma. Vero? Bellissimo. Ai ripari di Giobbe, che è una riserva marina presumibilmente, molto bella, con un'ascesa a mare molto lunga, molto molto lunga. Che dice, amore? Onesto, onesto. Ci sta, ci sta. Tu senti l'onda nel cuore da Tremitensis? Sì. E come potete vedere... Eh sì, perché è tipo il Takata. Oggi è mare Takata. Porca vaccola. C'è anche una specie di lido. C'è anche una specie di lido in realtà. La faccia del piffero è super organizzato qua, oh. I ripari di Gioppe. Alla faccia. Nuovo. Ripari di Gioppe, ci volevo venire da un po', siccome mi hanno parlato bene. Solo che c'è. Oggi c'è l'onda, cioè. Oddio, mica tanto. Oh, ma una volta che decidiamo di fare una cosa diversa, sta l'onda. Eh beh, certo, certo. Va bene. Che mare, eh? Che bello. Ah, vedi, qua hanno bloccato perché vuol dire che cade la scogliera. E di là c'è Riva di Giobbe. Giobbe arriva. Ma il papà di Chewbacca, Giobbe. Chewbacca di Star Wars. E c'è anche un lido. Se uno si vuole fare una bevuta. Preciso. Saluti dalla spiaggia. Che acqua? Bella, eh? Ci assomiglia a Tremi. No! No, però è bella. No, ma ogni tanto. Cioè, vabbè, è normale, il vento tira da là. Per onor di logica. E c'è tutta la scogliera. Quelle sono le vecchie gallerie della ferrovia. Che qua ancora non ripristinano tipo ciclabile. Bellissimo. Guardate ragazzi che splendore. La costa abruzzese del sud, vicino a Ortona. Anzi, questa è Ortona proprio. Comune d'Ortona. E queste sono i ripari di Giobbe. Ripari di Giobbe. Sono due scogliere, è tutta scogliera. Però credo che, secondo te, che materiale è la roccia? Madonna mia, non mi inizi a fare queste domande. Sembra creta. Cretaggio. Vabbè, comunque è una roccia molto friabile. Infatti sia di là che di qua ci sono le transenne con formazione mista, e cioè ci sono le transenne che vietano di andare proprio sotto la scogliera, sennò ci si rimane secchi. Che spettacolo! Ragazzi, che spiaggia, signori, che spiaggia! Che bello! Una foto. Vero? Sì. E guarda che facciamo, brindiamo a questa bella giornata. Questo breve pomeriggio. Breve pomeriggio. Quello che ci potevamo permettere per dolore. Per autonomia di Fabi. Quella è la galleria della ferrovia e praticamente questo video è stato ricavato nel tracciato ferroviario. Bellissimo. Non ci passa la costa dei Trabocchi, peccato. La biciclabile dei Trabocchi, peccato. Qui ci siamo fatti il bagno. Qui c'è tutta la parte. Di là l'acqua è meno mossa perché le onde, la risacca viene da là. E infatti qua il mare è molto più mosso. Bellissimo. Saluti, amore mio. Di ritorno dalla spiaggia, un'impresa molto epica, devo dire, salire qua. Amore mio, è un po'
in difficoltà, porca vacca. C'è un mare epico, ma oggi ci sono onde da surf. E vabbè, ci vediamo sopra per l'ultimo saluto. Ragazzi, che visuale da qui, pazzesco. E si sale ancora. Incredible. Ragazzi, guardate che bello questo lido, c'è pure le piscine sopra. Questo posto è meraviglioso. Guarda, guarda, là ci stanno tipo di camping. Ah, hai capito? Alla faccia. Ho scoperto un luogo epico dell'Abruzzo. Tu già lo conoscevi, immagino. Hai visto? Ci voleva Danilo. Oggi che non potevi ci sei venuto. Ma è una gioia. Andiamo, facciamo sicuramente. Dai. E qui c'è ancora una parte insalata. Mio, tutti olivi. Che bello. Riserva marina dove spiega qui a Ortona la geologia di questa zona. Bellissimo. E qui c'è l'ultima salita. L'ultima rampa infame. E l'amore mio, un passo alla volta, conquisto l'America. Vediamo? Ce la fai, dai che ce la fai. Del percorso c'è una moto Guzzi epica, storica, bellissima. Che spettacolo, ragazzi! Un signore che abbiamo incrociato presumibilmente alla sua. E qui niente, abbiamo l'amore mio che va alla macchina piccolina. Saluti, Marico, non ti fare male. Dai, saluta. Non ti preoccupare. Mannaggia, quando fa così sono pifferi. Vabbè, ciao. Mio amore, guarda che spettacolo. Un'altra spiaggia. È spiaggia di Giobbolo. Ripari di Jobber. Questo qua secondo me dovrebbe essere... No, questo qua è... Ah, questo è Punta Ferruccio. E questa è la casa Manta Ferruccio.